True crime time. I boccoli sono boccolosi abbastanza? Mi parlano di sì. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo qua sarà il video dei miei preferiti del mese, perché l'autunno è un mese. Sì. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo qua sarà il video dei preferiti della stagione autunnale. Prima ho detto mese perché non c'era neanche quella testa, ora mi sono... insomma prefissata che devo fare il video, quindi cerco di non dire troppe cose stupide come queste che sto per dire, che ok, allora iniziamo con il video. E ho un sacco di cose da farvi vedere, perché in autunno si iniziano di nuovo a usare le sciarpe carine, le coperte, gli scaldotti, il tè caldo buono con la cioccolata calda che non posso più mangiare perché sono intollerante al latte, i maglioni, ragazzi, i maglioni sono la mia vita, io giuro, li adoro follemente. E ve ne mostro uno che non è un maglione ma una felpa barra maglia, cosa molto carina, ed è questa di qua, che praticamente è la mia felpa barra maglia preferita, ed è fatta così, molto semplice, blu, con poi qua lo stemmino dell'azienda che produce questa linea di felpe, questo brand insomma, che si chiama Bear, credo di sì. E questa qua è una XL. Questa è la mia felpa barra maglione balla barra cosa preferita d'autunno da indossare. Canzone preferita d'autunno. Allora, l'autunno è appena iniziato, ma sono letteralmente andata in fissa con le canzoni che ci sono su Musical, in quelle insomma prima classifica, quelle più usate. Ve ne faccio sentire alcune. La prima è Scars to Your Beautiful di Alessia Cara. Ve la faccio sentire. Ok, è bellissima, l'adoro troppo. Ok, questa qua. La seconda poi è Alarm di Anne Mary, non so come si pronuncia. Stupenda. E poi come ultima vi faccio sentire, come possono farvi sentire, All My Friends di Jacob Sartorius. Troppo. Quindi queste qua intanto sono le mie tre canzoni preferite d'autunno. Cibo preferito? Sushi, cioè non è il mio cibo preferito d'autunno, è il mio cibo preferito della vita, perché lo amo, ormai anche i muri lo sanno. Però se devo dire una cosa che mangio, comunque bevo solamente in autunno e non in inverno, una cosa strana, praticamente io bevo il tè in autunno e non in inverno, perché in inverno non mi piace bere il tè. Il perché non chiedetemelo, perché appunto non lo so. Oggetto preferito, lo scaldotto. Io non so se voi avete presente cos'è lo scaldotto, ma praticamente è un sacco pieno di semini, di vari, insomma, come si dicono, frutti, ecco, di vari frutti. Appunto dentro questa... è tipo una specie di bowl dell'acqua calda, però al posto dell'acqua ha dentro dei semini e non devi mettere i semini, chiudere, cucire la stoffa che ha attorno, cose così, no? Metti praticamente questo scaldotto nel microonde, si scalda e tu praticamente dormi bene con... è tipo... è una specie di oggetto caldo che ti fa dormire meglio, ti fa vivere meglio. E non so se da voi c'è, qua in Trentino è ovunque praticamente. Noi lo chiamiamo scaldotto, poi magari quello chiamate, non so, calorifero vivente o calorifero oggetto, non lo so, però comunque è la cosa più bella d'autunno. Poi coperte, piumone, cos'è? Cioè, dormire con il piumone è una delle cose più belle del mondo, secondo me. Cioè, il piumone che ti avvolge piano piano, wow. Ok, basta, altrimenti si crea la ship tra me e il piumone. Profumi. Avevo il profumo di Victoria's Secret, ho rotto la boccetta, cioè non ho rotto la boccetta, ho rotto il flacone, come si dice, quello che fa il prutz prutz e esce il prodotto. E...
che fa insomma uscire la fragranza. L'orotto devo andare a comprarne uno nuovo, quindi non ho qua da farvelo vedere, ma sarebbe quello di Victoria's Secret. Poi vediamo. Indumento preferito, come vi ho detto, sono i maglioni, però anche le sciarpe. Le sciarpe, ragazzi, le sciarpe, quanto sono belle le sciarpe. Ne ho di tutti i tipi, tipo queste che sono a girocollo, adoro, i cappelli, cioè più ne ha più ne metta, mi piacciono davvero tantissimo. E quindi sì, ora invece vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata da un sito di cui vi lascio giù il link. Mi è arrivato questo zaino che è bellissimo, cioè mi piace davvero tantissimo, solo che è un po' piccolino, pensavo fosse un po' più grande, però mi piace davvero tanto comunque. Ed è così, nero, con qua la rifinitura in pelle e questa fantasia tipo tribale, che poi qua si conclude e qua alle bretelle. È davvero tipo leggerissimo, puzzicchia un po', però ovviamente è di plastica tipo, quindi ovvio puzzicchia un po'. E puzzicchia, però mi piace davvero davvero tantissimo. E niente, vi consiglio proprio di andare a vedere gli zaini, borse che ci sono su questo sito, perché sono davvero carini, carine. E vi lascio giù appunto nell'info box il link dove potete andare a trovare queste belle belle cose. Ti chiamo inoltre una page di Instagram che si chiama Jordi Shop, di cui vi lascio giù il link nell'info box insieme a tutti i miei social. Mi ha inviato questo cappello bianco, però c'è anche nero, giallo e rosso, mi pare. Che vabbè, la scritta che c'è qua, la targhetta, quella scritta che c'è qua indica le sirene, quindi parla di sirene, quindi mi è venuto in mente Cleo, quindi ho detto no, vabbè, non posso non prenderlo. E quindi sì, questo qua è il cappellino carino che mi ha inviato alla Jordi Shop. Andate a vedere la loro pagina, andate a vedere la loro pagina di Instagram, perché davvero merita un sacco. E niente, questo cappellino io ormai siamo una cosa sola e quindi ora me lo metto. Allora, mi sono storto, no, abbastanza dritto, ok.